Carissimo ragazzoli belli, benvenuti in questo video. Oggi si va a vedere Juventus-Roma. E con i capelli un po' così oggi andiamo prima di tutto a decidere come vestirsi. Allora, abbiamo opzione 1, opzione 2, opzione 3. Opzione 3 l'abbiamo già usata contro l'Atalanta e non ha portato fortuna. Opzione 2 l'abbiamo utilizzata contro la Lazio ed è andata molto bene. Oggi però optiamo con scarpette coordinate. Beh, io direi bene, anche perché facciamo finta che queste qua siano belle azzurrine. Quindi tac, abbiamo il pantalone, scarpe. Top, perfetto, andiamo. Andiamo, dove andiamo? Fermi tutti. Un minimo di statistiche pre-me ce le facciamo da casa. A casa nostra, allo stadium, le ultime partite non c'è stata storia contro la Roma. 8 vittorie nostre, un pareggio, io c'ero, e una sconfitta, però il campionato ormai era finito. 15 gol fatti dalla Juve, solo 7 subiti. Ma parliamo di questa stagione. La Juve nelle ultime 5 gare ha collezionato 11 punti, la Roma 10. Ergo, sono due squadre molto molto in forma. Concludiamo con una piccola chicca sul possesso palla che vi piace molto, lo so perché vi leggo, vi sento. Le squadre che giocano contro la Juve in media hanno un possesso palla del 53,6%, contro la Roma del 46,9%. Perché qua lo sappiamo tutto che lì, ma proprio lì a pochi metri, fra pochissimo, c'è l'amore della mia vita. Adesso invece siamo riuniti. Stai zitto, un po' segreto. L'area 51. L'area 51. Sì. Possiamo dire niente. Non si può dire niente. Due squadre che giocano chiusissime. Io mi aspetto proprio, non so, una delle due segna, barricata, pulmino, e non si sorpassa più la linea della palla. Cioè io già me la vedo così, ma voglio sperare che non ci sarà un calcio champagne che ci sorprenderanno sia Allegri che Mourinho. Ma secondo me è anche una di quelle partite da sia da parte della Roma sia da parte della Juve, calcio di punizione da rigore, la palla ferma, la palla inattiva, gol da palla inattiva. Breve, Danilo, Cattone, Cattone il nostro bomber quest'anno. Non mi dispiacerebbe, basta che non segni Mancini o Cristante. Basta. Bala, non faccio male. Anche se una bella incursioncina così improvvisa di Rabiot non farebbe male, ma soprattutto anche al mio fantacalcio. So, Adrien. Dusan. Alejandro Vlahovic, il miglior centravanti d'Italia. Non sei d'accordo? No, sì, potenzialmente sì. Potenzialmente. Non adesso, potenzialmente. Potenzialmente sì. Ah, ma che azione! Che azione di nuovo di Indic! Ventottesimo! Mamma mia, si prego, fai un gol. Manca solo quello, manca solo quello. Stai costruendo calcio. Chi non salta giallo rosso? Chi non salta giallo rosso? L'unica cosa che non bisogna fare spazio ai singoli, la giocata del singolo, dell'unico che può fare davvero qualcosa nella Roma, di pauroso per noi, Dybala. Al 31esimo gli abbiamo lasciato troppa libertà ed ha tirato, uscita per fortuna. Stava per segnare Kostic.
prima Indy, poi Kostic. Era lì Kostic, piatto, io l'ho detto, io me lo sento. Qual è il numero 827 per Mancini? Anche oggi non si fischia niente. Niente, Anzetto, è l'ultima volta che ti richiamo. Vabbè, 45esimo, a quanto pare vogliamo chiudere in bellezza così, senza cartellini. Da dire Ortelia fine primo tempo, posso dire 0-0 pronosticato, 0-0 pronosticato, preso, anzi stavi prendendo anche marcatore Kostic. Sì. Allora una partita, sì, però dillo io, lei è Cristante, palo. Ci siamo, anche per questo palo abbiamo fatto un'analisi fatta bene, intenditori di ippica, detto questo, una partita con più occasioni per la Juve che per la Roma. La Juventus crea, gioca male, però male perché possono... nove tiri in porta non si possono sfruttare, siamo 0-0, sono statistiche che non si possono sfruttare. Detto questo, però, secondo me ora ci vuole la scossa, ora ci vuole quel qualcosa in più per ottenere il gol entro il 65esimo e poi addormentare la partita, chiudersene tre il pull, non pensi? Io penso di sì, e penso anche che qua ti posso dare ragione sul fatto che 10 minuti ancora Higgins, che è il migliore in campo a mani bassissime, anzi devo mettere da seconda punta, secondo me sta giocando da dio, io lo farei sempre giocando da seconda punta, sì, con Chiesa eventualmente o Chiesa o Vlahovic. Però il discorso è, siccome discutevamo riguardo, no, siccome si stanno alternando, abbiamo visto anche a Frosinone, secondo me al 60esimo un Chiesa è la scossa che dicevi tu. Lo metti al 55esimo, ma ti chiedo perché? Perché tu lo metti al 55. Ma 10 minuti non ha tempo, ascolta, di fare niente. 10 minuti di fuoco, tu entro al 70esimo, devi trovare per forza il gol. Almeno poi la devi con calma, perché non voglio arrivare, Max, ti prego, non farmi arrivare all'80esimo 0-0. Io invece me la godo tutto, ma presente che brividi. Assolutamente. Ti però, senti vivo. Però l'hai detto anche tu, partita decisiva, ragazzi. Bisogna vincere. Questa è partita decisiva, bisogna, sì, perché vincere. Perché tutte le partite uguali di risultato all'Inter. L'unica differenza è stata l'Atalanta, che loro hanno vinto, noi abbiamo pareggiato. E qua si gioca tanto, qua anche si gioca tanto. Devi staccare dal Milan e avvicinarti all'Inter. Un meno due a inizio anno sarebbe molto comodo. Inzaghi, io ci credo. Inzaghi, facciamo come fa Rica. Inzaghi. Inzaghi. Prima. Subito rientrati dagli spogliatoi. Beh, Idiz ci prova di nuovo. Alto tiro in porta, siamo già a 10. Basta, basta. Buttiamola dentro, buttiamola dentro. Felice, barricata, tutti dietro, corazzata con gli occhi e porti a casa, e Mourinho vai a casa. Ma io non so se ti sei accorto, ma c'è Max che dopo 2 minuti stiamo ancora attaccando e è arrabbiatissimo. No, Max, guarda che adesso toglie la giacca, adesso si toglie la giacca, adesso, si toglie la giacca, guardala che si scalda, guardala lì. Toglie tutto. Il mio cuoco, il mio maestro. A giocare con Mugani. Mamma, io sono pronto a Max, che si scalda. Lo sai che tu hai dato il io voglio, sì, decido subito, Perin in porta, secondo portiere, tutte e due. Tutte e due porte. Io vorrei, posso aprire un sogno? Mourinho contro Allegri, box. Mamma mia. Ma comunque ragazzi, a parte tutto, davvero la Juve è propositiva. Continua a produrre calcio, continua a ripartire, cioè come se fosse sotto. Posso dire, molto molto bene, io ero già pronto a soffrire per 40 minuti. Ci sta vedendo bene? Stavo dicendo che sì, in questo momento della partita in cui loro stanno evidentemente facendo i macellai, non si ammonisce, la partita diventa decisamente cattiva, infatti ammonito. Paredes, scusami Leandro, però mi stai un po' sulle balle. Chiesa! Mamma mia, McKennie! Mamma mia, mamma mia! Entra in aria, Chiesa, bella palla, Ealing. Si gira, Ealing, ne salta 4, con la palla di Chiesa. Chiesa! Chiesa! Sì, beh, ha dovuto fare il disastro. Ah, sì,
forte della Serie A, diciamo. Io su questo sono d'accordo, stranamente. Come vedete, il pronostico preso. Pronostico preso, ragazzi. Partita perfetta. Preso, l'1-0, l'abbiamo preso entrambi. Partita perfetta, 3 punti, meno 2 degli interisti. Sei lì. Meno 2, 4 febbraio, scontro a San Siro. Ci vediamo lì. Cioè, parliamo un attimo di Indiz Chiesa. Perfetto, no, fermo. Ho una soluzione. Vediamo, sentiamo. Far partire Indiz che ingrana subito, farà partita perfetta, manca solamente il bonus. E poi, che trova Chiesa. E poi, si trova Chiesa. Io però che azione a fenomeno fa? Ma che io dico una volta che sei rimanuto. Ma questo qui è più forte di Vinicius, schiantala! Quasi, diciamo. Ma il punto è, ma proprio la scossa, mentre gli avversari sono stati il 60°. Potrei essere d'accordo, dai, potremmo provarlo. Così potrebbe sembrare quasi fenomenale. Però fammi dire una cosa, io sono deluso perché mi aspettavo più show. Essendo il migliore della Serie A, fianco al secondo migliore, cioè Mourinho, ha detto facciamo i signori. Però mi aspettavo un po' di content. Max, da te che sei il cuoco, il maestro livornese. Come sta cucinando questo scudetto? Mamma mia, dai. Ma io come faccio a non dirvi questa statistica? Nell'era dei tre punti, Max Allegri, con 76 vittorie, diventa l'allenatore che ha vinto più volte di Hortobus. Non di Hortobus, scusate, di 1-0. Maestro. E vi lascio anche con questa piccola chicca. Visto che l'anno prossimo non si usufruirà più del decreto crescita, io vi dico, la Juve non è messa male col lavoro che ha svolto con le giovanili negli ultimi anni. Anzi, è una delle messe meglio in Italia. Buonanotte. Dancing in the dark. Vabbè, basta. Allora, con questa voce soave di Ortelli, io volevo augurarvi un buon anno e mi raccomando, fino alla fine. Forza Juventus. Non sbagliatevi. Perché quest'anno lo scudetto lo vinciamo noi, fino alla fine.